Ciao a tutti, sono Vicky ed eccomi qui con un nuovo video tag sui libri che si chiama Italians Booktuber Book Tag. Io l'ho visto sul canale del piccolo Ruby, però non l'ha realizzato lui, non l'ha creato lui, ma l'hanno creato altri due ragazzi, altri due booktuber, però adesso non mi ricordo, chiedo perdono, però comunque sia non l'ho ideato io. Oggi mi vedete, non so se lo notate, ma sono tipo su di giri felicissima perché in questi giorni mi è successa una cosa veramente, veramente bella, la realizzazione di un sogno, aiuto, e ve ne parlerò un po' più là quando comincerò ad avere qualcosa in mano, qualcosa da dirvi in più, però sappiate che vi lovo tutti e lovo il mondo perché io sono felicissima. Allora, andiamo quindi a rispondere a queste domande tutte inerenti ai libri. Era un video tag molto carino, per questo ho deciso di farlo. Domanda 1. Presenta i tuoi tre autori preferiti. Allora, ovviamente ne avrete fino ai capelli. La mia autrice preferita è Rice, scrittrice di libri dark, gotici, vampireschi, non commercialotti, anzi i suoi libri, credo, nonostante sia molto famosa, credo che la sua sia una letteratura abbastanza di nicchia e ha una scrittura magistrale, intensa, sa essere poetica e sensualissima al tempo stesso e i suoi personaggi sono indimenticabili, le sue descrizioni straordinarie. È un'autrice che consiglio a tutti quelli che amano i vampiri, la letteratura dark, gotica, su quel genere lì, e che amano libri belli, corposi, ben descritti, che non lasciano niente al caso, con personaggi che vi resteranno proprio nell'anima, che ricorderete per sempre. Non solo autrice di dark, gotico, vampiresco, ma anche di una trilogia erotica e di altri romanzi vari. Voi sapete che io l'amo, quindi finiamola qui. Il secondo scrittore di cui vi parlo è Cecilia Randa, scrittrice italiana di esperienza del nome. Ne ho parlato ampiamente in questo video qui, se volete andarlo a vedere. Autrice di libri fantasy, ma per lo più fantasy storici. Scrive in maniera semplice e scorrevole, ma molto cinematografica. Sembra di guardare un film quando si legge un suo libro. È veramente bravissima, descrive bene, i suoi personaggi sono molto reali, sono personaggi che hanno paura, che soffrono, che quando si trovano in una situazione hanno tutto il panico di quella situazione e non come in alcuni libri o in alcuni film che succede una cosa gravissima e dopo due secondi il protagonista sembra già essersene dimenticato. È veramente una donna straordinaria, sa descrivere anche le scene di guerra in una maniera che se voi la guardate, che è una donna così minuta e carina, voi dite no, non la scritturei, invece sì, è veramente super brava. La sua trilogia di successo è Hyperbertsum, ne sta scrivendo altri sempre di Hyperbertsum, ma riguardanti una nuova generazione. Ha scritto anche altri fantasy, anche un fantasy puro, insomma. Questa è la mia seconda autrice preferita. Come terzo autore è stato molto difficile scegliere, cioè avrei voluto scegliere Alexander Dumas perché io amo Il Conte di Montecristo, però effettivamente ho letto solo quello di Dumas, quindi ho dato la precedenza a Wolfgang Holbein, di cui ho letto tre suoi libri, i primi tre libri delle Cronache degli Immortali. Vampiri, però raccontati in maniera veramente particolare e non comune, scrive da Dio anche lui in maniera molto scorrevole ma molto cinematografica e incisiva e ti fa entrare nel cuore il protagonista, quindi mi sentivo di dire lui. Dopo questa lunghissima risposta andiamo al punto numero 2. Consigliaci tre libri del tuo genere preferito. E vi consiglio per tutta questa marea di libri qui. Ok, allora uno è il mio genere preferito, è il fantasy. Uno, vi consiglio Intervista col vampiro, il primo delle Cronache dei vampiri di Rice. Non è propriamente fantasy come ce lo immaginiamo noi, è più sul dark gotico vampiresco, però effettivamente ci sono elementi fantastici, quindi mi sentivo di poterlo nominare. Poi ovviamente Il Signore degli Anelli, voi sapete che non è tra i miei libri preferiti, però riconosco la bellezza e l'importanza di
di questo librone, di questa trilogia, descrizioni spettacolari. Tolkien è un grande, e quindi assolutamente il Signore degli Anelli. E uno che è più sulle mie corde, Iperversum, il primo Iperversum di Cecilia Randall, fantasy storico, molto molto bello, quindi su questi sono i tre libri che io ho scelto per parlarvi del mio genere preferito. 3. Presenta i tuoi 3 booktubers preferiti. Allora, voi dovete sapere che io non seguo delle persone sempre, cioè nel senso, magari a volte se leggo magari di un titolo che mi interessa o qualcosa che mi interessa, apro i libri, non apro tutti i singoli video di uno youtuber perché l'ha caricato lui, questo volevo dirvi. Però effettivamente quelli che clicco più spesso, che vedo di più, sono sicuramente Ilenia Zodiaco. Apro quasi tutti i suoi video quando li carica perché la trovo molto brillante quando parla, quando fa delle recensioni o parla di altro, e soprattutto trovo che faccia dei ragionamenti molto interessanti, non superficiali per niente, e quindi è veramente molto interessante da guardare, quindi sicuramente Ilenia Zodiaco. Un altro che ho scoperto, diciamo, da poco è Joy Giovinazzi, spero di averlo pronunciato bene, che è un ragazzo che ha un'estrema sensibilità, un tipo di sensibilità che difficilmente ti aspetti da un ragazzo, e recensisce i suoi libri con dell'ironia, ma anche in maniera estremamente profonda e sensibile. Siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda, ho visto alcune sue recensioni e ho detto no, cioè siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda, e guarda molto le cose che guardo io quando leggo un libro. E quindi lui è il secondo youtuber di cui vi parlo. E la terza pubblica pochi video, e non l'ho mai vista in viso, però ci ho fatto anche una collaborazione, mi piace molto sentirla parlare, cioè è proprio rilassante per me sentirla parlare, ed è The Lady of Book. È veramente carina, molto simpatica quando parla, è veramente piacevole ascoltarla, e pubblica pochi video, peccato, però effettivamente questi sono i tre youtuber di cui quasi sempre apro i video. Parlaci delle tue 3 ultime letture. Allora, ho letto innanzitutto, sto finendo di leggere questo proprio adesso, ed è Coppie di Shiltian Gastaldi, sono racconti singoli, una raccolta di racconti che parla di diverse coppie di tutti i generi, cioè tipo eterosessuale, omosessuale, ma non solo, anche di fratelli, vabbè, insomma di diversi tipi di coppie, veramente leggero e carino, ma ovviamente arriverà la recensione. Poi prima ancora ho letto Eragon di Christopher Paolini, e prima ancora ho recensito anche quello, e questo pure, Vampirus di Scott Westerfeld. 5. Qual è il tuo book tag preferito? Non ho un book tag preferito, mi piace farli, però soprattutto quando sono un po' originali, un po' carini, un po' particolari, tipo questo qui, non i soliti. E soprattutto non mi piacciono tantissimo quelli che ti costringono ad abbinare cose, cioè tipo, che ne so, quelli magari incentrati su un telefilm, ti mettono un personaggio e ti descrivono poi il personaggio in modo che tu ci colleghi un libro, mi pare un pochino forzato, e quelli non li gradisco tantissimo. Preferisco quando ci sono domande al booktuber. 6. 3 copertine che ti fanno brillare gli occhi. Allora, una, ve le dico in ordine crescente. Allora, una è Gli eroi del crepuscolo di Chiara Strazzulla. La copertina è più bella del libro, però vabbè, effettivamente si parla di copertine. Mi piacciono molto quelle disegnate, questa è molto bella. Poi, Iperversum Next di Cecilia Randall, l'adoro perché è viola. Cioè, non so perché, cioè, non è neanche il mio colore preferito il viola. Però, cioè, è così appariscente, così bello, poi c'è questo cielo stellato. È bellissimo, io adoro questa copertina. E poi non si trovano spesso libri viola, ditemelo, ma cioè, è bello, non so se rende in video, ma è bellissimo. Tra l'altro c'è anche la dedica di Cecilia Randall. Oh mio Dio, ricordi la felicità. Però la mia copertina preferita in battuta resta quella sempre di Cecilia Randall, Gens Arcana. Adoro le copertine disegnate, adoro soprattutto i disegni di persone, no? Di uomini, della figura umana, ecco.
Quindi io questo viso così, che rappresenta un personaggio del libro, molto bene lo rappresenta dall'altro, questa la adoro, è veramente la mia preferita. 7. Tre personaggi che ti hanno cambiato la vita. Quindi qui non parla di personaggi preferiti, parla di personaggi che in qualche modo ti hanno cambiato la vita. Mi sento di dire Queen Blackwood del libro Il vampiro di Blackwood, perché è con quel libro che ho conosciuto Cecilia Randall, è con quel libro che io ho in un certo senso acquisito uno stile di scrittura, è un po' stata la mia Bibbia quel libro, ve l'ho già detto altre volte, e quindi quel personaggio, quel protagonista mi ha dato tanto, mi è piaciuto tanto, per me è stato veramente, mi ha cambiato la vita Queen Blackwood. Peccato che tra le cronache dei vampiri se ne parli poco di Queen. Poi c'è Ian di Iperversum, di Cecilia Randall. Ian è proprio il mio classico personaggio preferito di una storia, è il classico eroe, è quello che si sacrifica per gli altri, che nonostante la paura e le indecisioni riesce ad avere coraggio e a sacrificare anche se stesso, preferisce provare lui dolore piuttosto che farlo provare a un fratello e a un amico. E magari soprattutto se sono più giovani, e questa cosa del sembra proprio un fratello maggiore, io lo adoro, cioè io amo i personaggi buoni, io amo i bravi ragazzi. Ian mi ha veramente, sì, ha cambiato la vita. Ian è uno dei personaggi che più amo in assoluto. E l'ultimo che mi ha cambiato la vita è Edmond Dantès di Il Conte di Montecristo, appunto, quindi Edmond Dantès / Il Conte di Montecristo, perché ho sofferto con lui, ho pianto con lui, in certi momenti ho esultato con lui, io ho seguito tutta la sua storia, l'ho divorato quel libro, e lui mi è piaciuto dall'inizio perché, come vi ho detto, adoro i bravi ragazzi e le persone oneste, lui all'inizio era così, poi capisco perché è diventato in un altro modo, capisco, io sono abbastanza empatica, anzi sono molto empatica, anche troppo, io riesco ad immedesimarmi, a capire quello che lui ha provato, cosa gli hanno fatto, cacchio, e quindi lui mi ha dato proprio, è stata una rivelazione per me il mondo a testa, io non avevo mai letto Il Conte di Montecristo, capisco perché è diventato così famoso come libro e così famoso il personaggio, quindi mi ha assolutamente cambiato la vita. 8. Ebook o cartaceo e perché? Sarò scontata, ma per me cartaceo, a parte che non ho un lettore per ebook, ma preferisco mille volte avere il libro in mano, il fatto di non dover leggere dipendendo da un supporto, non voglio dire che disprezzo quel tipo di lettura, nel senso magari prima o poi potendo me lo comprerei pure per mancanza di spazio, per mettere i libri, oppure per provare libri che non so se ti piaceranno, però cioè, se magari leggo un libro in ebook che mi piace, cioè, mi sento il desiderio di comprarmi il cartaceo, è proprio, cioè, per me il cartaceo è il rannicchiarsi sul letto, aprire il libro, sfogliarlo, toccarlo, leggerlo, non sono una feticista dell'odore, ma il fatto proprio di toccare, di possedere il libro, di poter sottolineare, non lo so, mi dà proprio un'altra sensazione. E come vi ho detto, non disprezzo l'ebook perché trovo che sia molto utile, ma mai, niente potrà mai sostituire il libro cartaceo per me. 9. Definisci la tua personalità bibliofila. In che senso? Io sono, come ho detto, una che ama i libri cartacei, sono una che leggeva quando ero piccola, non sono una di quelle persone, di quei lettori che devono avere, ad esempio, tutte le copertine uguali di una stessa serie, a me non interessa, se io trovo, magari ho un libro, però trovo il secondo a prezzo minore con un'altra copertina, lo prendo, non mi interessa averli tutti della stessa copertina, della stessa edizione, non mi interessa che siano divisi in ordine alfabetico, mi interessa soltanto che siano raggruppati per autore o al massimo per genere, giusto per comodità, per ritrovarli. E guardo decisamente, non mi interessa la copertina, cioè io per niente mi baso sulla copertina perché i libri che escono adesso sono tutti strabelle le copertine e poi fanno pena i libri. E niente, sono così. Sono una che rilegge tantissimo i libri, io sono una di quelle che perderebbe anche tempo a rileggere i libri già letti se mi sono piaciuti. Sì, io sono una che rileggerebbe tantissime volte i libri. Niente, questa sono io. 10. Ultima domanda, raccontaci cosa fai quando entri in una libreria e devi scegliere un libro. Allora, diciamo che è difficile che io entri in una libreria dicendo adesso scelgo un libro così. Di solito io ho una lista di libri di desideri libreschi, una lista di libri da leggere, e di solito li prendo da lì
o comunque parto già con l'idea che vado a cercare quel libro, o un libro di quell'autore, o proprio già il titolo. Quindi è un po' difficile per me che io entro e dico vabbè, adesso lo prendo a caso, e poi vabbè, se devo farlo comunque sia vado a scegliere i miei generi preferiti. Di solito vado a scegliere i fantasy, vampiri, queste cose qui. Però come vi ho detto, c'è anche da stare attenti, perché ormai pure i libri sui vampiri non è che sono tutti belli, anzi la maggior parte sono quello che sono. E niente, per lo più scelgo in base alla mia lista di libri da leggere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like per supportarmi, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Arriveranno delle novità prossimamente, per dirvi perché sono così felice, sono fuori di me. E niente, lasciate un commentino per chiacchierare un pochino con me, e nulla, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!